Professore, oggi al congresso AIGA si punta all'obiettivo 2030, governiamo il futuro, scrivono i giovani avvocati. Per arrivare a quell'obiettivo anche i lavori parlamentari si stanno impegnando per arrivare preparati. Con quali presupposti secondo lei? Ma qualsiasi paese che vuole mantenere gli impegni sull'agenda 2030, sulla sostenibilità, deve investire sulla persona, perché la persona, l'individuo è la principale forza, motore per garantire sostenibilità a qualsiasi processo di sviluppo economico, sociale e ambientale. E questo purtroppo nel passato il nostro paese non l'ha fatto con la dovuta determinazione. Mi auguro che nel futuro si cambierà rotta e si punterà proprio sulla persona, sull'uomo e soprattutto sui giovani, per garantire ai giovani stessi e al nostro paese un futuro migliore. Nel rapporto con i giovani avvocati, quindi con la nuova leva del mondo dell'avvocatura, ecco, il contributo di AIGA secondo lei come può essere utile nei lavori parlamentari in questo caso? È un contributo fondamentale, perché sono proprio i giovani a dare il contributo principale per una realtà che sarà popolata innanzitutto da loro. Quindi il loro contributo è necessario ed è dobbiamo favorirlo nel modo più ampio possibile. Io ho insegnato a giurisprudenza, seppure insegnavo economia, e ho avuto a che fare con tante generazioni di giovani giuristi che poi hanno intrapreso l'attività nel mondo dell'avvocatura, e ho sempre riscontrato una voglia di scommettersi in questi giovani che bisogna sollecitare, e soprattutto bisogna chiedere loro un contributo che possa garantire alla società nella quale viviamo regole più armoniose e meno conflittuali. Tenete presente che l'investimento nella giustizia è l'investimento nelle regole. Le regole determinano il vivere civile nelle nostre città.